Ciao YouTube, benvenuti in un nuovo video di Scegli Tarocchi. In questo video vi darò una risposta a qualsiasi domanda voi volete porre. Quindi vi chiedo di fare una domanda in particolare e vedete la vostra intuizione verso quale gruppo vi guida. Abbiamo il gruppo numero 1 con il quarzo chiaro, gruppo numero 2 con il quarzo rosa e gruppo numero 3 con la calcide blu. I tempi di ciascun gruppo sono riportati nella descrizione del video insieme a tutte le carte che utilizzo. Se volete scegliere più di un gruppo potete farlo, ci potrebbe essere un messaggio per voi. Se la lettura risuona con voi, vuol dire che è per voi. Il video è valido dal momento in cui lo si vede. Detto questo, vi voglio ricordare che non faccio consulti privati. Iniziamo con il gruppo numero 1. Allora, gruppo numero 1, la risposta alla domanda che voi avete posto è quella di non ti conviene. Quindi significa che per voi è meglio non fare quella cosa. Questo non significa che non si verifichi, però per qualche motivo non vi conviene. Quindi andiamo un attimo a chiarire e vediamo perché c'è la risposta non ti conviene per il gruppo numero 1 alla domanda che hanno posto. C'è la carta della torre, 4 di coppe. Con il Papa, perché c'è la risposta non ti conviene alla domanda che hanno fatto. 10 di bastoni, e poi c'è la carta della papessa, fondo del mazzo e folle. Le carte vi suggeriscono di andare verso un'altra cosa, un'altra direzione. La vostra intuizione vi sta dando dei segnali su questo, cioè a livello di sensazioni interne avvertite che quella cosa non vi conviene. Adesso, se sentite che la lettura non risuona con voi, allora vuol dire che semplicemente non è per voi, però qui il messaggio è chiaro. Perché questa situazione potrebbe evolvere in qualcosa di insoddisfacente e anche di pesante, qualcosa che verrebbe praticamente trascinato per un bel po', quando invece è il caso di lasciarlo andare. Potrebbe essere una situazione che è di per sé instabile e che dà poi quella sensazione di disappunto. Il fatto che ci sia il Papa mi fa pensare al fatto che alcuni di voi hanno fatto questa domanda in relazione a qualcosa che è ufficiale, per esempio istituzioni, organizzazioni, oppure un rapporto impegnativo o il matrimonio di per sé. Però questo Papa mi fa anche pensare al fatto che se qualcosa non funziona è perché è come se fosse voluto dall'alto, perché serve una ridirezione in quel particolare contesto, perché altrimenti le cose sarebbero pesanti. Quindi andiamo un attimo a chiarire e vediamo perché c'è la torre. Perché c'è la torre per il gruppo numero 1? C'è la carta del 10 di coppe e fondo del mazzo c'è 5 di bastoni. Quindi significa che si tratterebbe di un contesto dove ci sono sempre delle tensioni, dei conflitti oppure complicazioni che vanno a rovinare questo senso di armonia che invece dovrebbe essere presente. Quindi le cose sono sempre instabili. Se questo ha a che fare con un rapporto è perché ci sono molte diversità, non si è d'accordo sulle stesse cose, non si ha forse la stessa visione in alcuni casi, quindi c'è sempre questa sorta di tensione che si viene a creare. Se invece questo ha a che fare con un altro contesto, sta ad indicare che ci sono delle complicazioni che vanno a compromettere la vostra serenità. Vediamo perché c'è 4 di coppe. Perché c'è 4 di coppe per il gruppo numero 1 come risposta. Ok, ci sono tante. C'è la carta del 5 di denari. Poi c'è la carta del 3 di spade con l'asso di coppe e il 9 di bastoni. E poi c'è la carta della luna. C'è qualcosa che molti di voi stanno aspettando, però sentite che ancora non arriva. C'è questo senso di incertezza che è accompagnato anche da un certo senso di dolore. Ci sono delle ferite che sono coinvolte in questa vicenda. Vi sentite in un'energia che non è molto positiva per quanto riguarda quello che voi state attendendo. Se per esempio voi state attendendo che qualcuno si faccia avanti presso di voi nello specifico, vedo che non sapete quando questo si verifichi e c'è del dolore. Si tratta di una persona con cui già c'è stata una separazione e c'è una freddezza. Quelli di voi che sono single e che magari vogliono un nuovo amore si chiedono quando è che questo si verificherà perché le opzioni che sono al momento presenti non sono soddisfacenti. Inoltre, voi potreste aver sofferto in precedenza e quindi adesso non vi fidate più degli altri, siete
molto attenti quando vi rapportate alle persone, quindi le vostre difese sono alte e rischiate poi di non aprirvi del tutto per consentire un cambiamento in quella situazione. Quindi in questo caso bisogna cercare di capire dov'è che voi frenate voi stessi. Se invece siete in attesa di un'offerta che vi arrivi oppure di qualcosa in particolare, vedo che dietro quell'attesa c'è un certo senso di disappunto perché le cose si muovono veramente molto piano in alcuni casi e c'è questo senso di incertezza. La situazione nei confronti della quale avete posto la domanda è una situazione dove ci sarebbe un certo senso di insoddisfazione e difese che sono alte, proprio perché non vi fidate o di quella persona o del contesto che è legato alla situazione che voi avete chiesto. Vediamo perché c'è il Papa. Perché c'è il Papa per il gruppo numero 1. C'è la carta della Regina di Spade, segno d'aria, acquario, gemelli, bilancia, il 6 di spade e il 9 di coppe, fondo del mazzo, gli amanti. A mio avviso questo Papa serve a ridirezionarvi verso quello che veramente vi renderebbe contenti. Quindi si tratta di vedere le cose con obiettività e fare dei tagli laddove è necessario, avere delle difese che sono sane e dovete puntare verso quello che veramente vi renderebbe felici. Per alcuni si tratta di una persona completamente nuova verso cui dovete andare, per altri invece si tratta di una scelta che dovete fare in quel contesto per andare verso quello che veramente vi darebbe quel senso di soddisfazione. Adesso vediamo perché c'è 10 di bastoni. Perché c'è 10 di bastoni per quanto riguarda la risposta alla domanda di quelli del gruppo numero 1. C'è la carta del 3 di coppe che devo andare un attimo a coprire. E fondo del mazzo c'è la carta dell'otto di bastoni. Allora, questo potrebbe indicare alcune cose. Tra di voi c'è chi vuole la riconciliazione con una persona del passato, sta aspettando questa comunicazione. Sotto infatti vedo 5 di denari, quindi ci potrebbe essere un'assenza di comunicazione, però le carte vi dicono non vi conviene aspettare quella persona, specialmente se voi avete già sperimentato grossi problemi prima. Quindi l'attesa di questa comunicazione sembra essere pesante, è qualcosa che viene trascinato. Se non ha a che fare con una persona, sta ad indicare che intorno alla questione per cui voi avete posto la domanda, voi siete in attesa di notizie che siano positive. Notizie che possano portare a quel senso di celebrazione, però ancora non vedete un cambiamento ed è per questo che la situazione è diventata pesante. Quindi, a mio avviso, c'è qualcosa che deve essere cambiato se notate che le cose non si muovono oppure che qualcosa non funziona. Vediamo perché c'è la papessa, perché c'è la papessa per quelli che hanno scelto il gruppo numero 1 per quanto riguarda la domanda che hanno posto. Perché c'è la papessa? C'è la carta del re di denari, segno di terra, capricorno, vergine, toro e poi c'è la carta del mago. Allora, vi viene detto di ascoltare la vostra intuizione per capire se una persona è effettivamente stabile oppure se semplicemente finge di esserlo. Quindi è una sorta di messa in scena che viene fatta. Questa persona può promettere qualcosa di serio oppure si tratta semplicemente di manipolazione. Quindi è opportuno ascoltare quello che sentite a livello interiore. Se questo non ha a che fare con una persona, sta ad indicare che voi dovete cercare di entrare in un'energia che è più stabile per quanto riguarda la questione per cui avete posto domanda. Se questo ha a che fare con il lavoro, forse potreste essere invitati a fare qualcosa in maniera autonoma ed indipendente, quindi ad essere a capo di qualcosa piuttosto che dipendere da altri. E per poter far questo dovete muovere dei passi che vi allineino a quell'obiettivo affinché si possa manifestare. Quindi dovete agire come se voi già svolgeste quel ruolo. Che cos'è che dovete fare per poter raggiungere quel risultato? Quindi bisogna entrare in azione, non bisogna stare fermi o in attesa che le cose cambino da sole. Vediamo di avere un oracolo per quelli che hanno scelto il gruppo numero 1 riguardo questa situazione. C'è la carta di perdono con attesa, quindi alcuni di voi sono letteralmente in attesa che qualcuno si faccia sentire e che possibilmente possa chiedere scusa. Quindi questo mi sembra un messaggio che è molto specifico. Ci sono delle persone che potrebbero aspettare che qualcuno chieda scusa affinché possano andare avanti e chiudere quella vicenda.
Però dovete andare avanti comunque, cioè non è importante ricevere le scuse di una persona, anche perché potrebbero non essere sentite e quindi non ha senso fare nessun tipo di chiarimento. Fate un perdono interno quando siete pronti e lasciate andare, insomma, quello è praticamente il senso. Potete anche visualizzare che questa persona vi chieda scusa se dovete fare pace a livello interiore e poi lasciare andare. Non c'è bisogno che ve le dica perché potrebbe non dirle mai se non è neanche capace di riconoscere i suoi errori. Quindi questo è quello che emerge. Vi ringrazio per aver scelto il gruppo numero 1, adesso passa al gruppo numero 2. Allora, gruppo numero 2, la risposta alla vostra domanda è quella di quando meno te lo aspetti, quindi vuol dire che si verificherà qualcosa che è legato alla situazione a cui voi avete pensato e che sarà imprevisto, sarà inaspettato. Vediamo di avere più informazioni con i tarocchi. Perché c'è la risposta quando meno te lo aspetti alla domanda di quelli del gruppo numero 2? C'è la carta del 4 di denari al contrario. Poi c'è la carta della morte, perché c'è la risposta quando meno te lo aspetti, c'è la ruota, perché c'è la risposta quando meno te lo aspetti, il due di bastoni, perché c'è la risposta quando meno te lo aspetti, e poi abbiamo il cavaliere di coppe. Con il re di coppe, segno d'acqua, cancro, pesci, scorpione, fondo del mazzo, l'asso di bastoni. Qualcosa di molto positivo si verificherà che è legato alla situazione che voi avete chiesto, perché vedo che è in arrivo qualcosa verso di voi che vi dà un certo senso di soddisfazione e di contentezza a livello emotivo. E a mio avviso è inaspettato. Vedete come la persona del due di bastoni guarda in una specifica direzione, alle sue spalle si muove il cavaliere. Quindi è esattamente quando voi non ve lo aspettate che qualcosa di positivo si verificherà. È in arrivo un'offerta che vi coinvolge molto a livello emotivo e che è legata alla situazione che voi avete chiesto. Però prima che questo si verifichi ci deve essere un grosso cambiamento, una trasformazione. E vedo che c'è il concetto di lasciare andare qualcosa oppure qualcuno, verso cui prima invece voi vi aggrappavate. Quindi c'era una certa resistenza nel fare dei sacrifici o nel lasciare andare qualcosa. Poi voi sapete di cosa si tratta nel vostro caso, comunque andrò a chiarire per avere più dettagli. Nel momento in cui c'è questo rilascio, che viene con delle sensazioni che sono comunque forti, che sono pesanti, è allora che le energie si muovono. Quindi andiamo un attimo a chiarire perché c'è il 4 di denari al contrario per quelli che hanno scelto il gruppo numero 2, perché c'è il 4 di denari. C'è la carta dell'otto di denari e poi fondo del mazzo c'è la carta della torre. Questa è l'energia di qualcuno che non continua più ad impegnarsi su qualcosa, piuttosto la lascia crollare. Quindi c'è questa energia di rilascio. Alcuni di voi potrebbero avere pensato a questioni lavorative, dove c'è bisogno di fare dei grossi cambiamenti che sono radicali. Altri invece potrebbero avere pensato a persone, a rapporti. Insomma, c'è bisogno di non avere questa energia di resistenza nel tenere a tutti i costi qualcosa se c'è un certo senso di instabilità che è legata a quel contesto. Vediamo perché c'è la morte. Perché c'è la morte? Il 9 di spade. Però si tratta di una situazione che vi fa paura a quanto pare e abbiamo il mago. Avete paura forse di manifestare qualcosa di diverso? Alcuni di voi potrebbero sentirsi incapaci di chiudere le cose. Questo è un altro messaggio che percepisco, ma si tratta di insicurezza semplicemente, così come potreste avere paura di un'effettiva chiusura. Vediamo perché c'è la ruota. Perché c'è la ruota per il gruppo numero 2 per quanto riguarda la risposta alla loro domanda. C'è la carta del 6 di bastoni, la carta dell'asso di bastoni. La carta del 5 di bastoni. Voi non dovete avere paura, perché quello che vedo è che al di là delle complicazioni che vedete esservi in quella vicenda, c'è il successo per voi e ci sono nuove opportunità che si aprono. Quindi forse c'è bisogno di fare un gesto che è coraggioso e chiudere qualcosa o trasformarlo in una maniera che è radicale.
lasciando andare quella resistenza che voi avete. E vedo che al di là di quei conflitti mentali che avete e delle complicazioni che potreste notare, c'è per voi quel senso di vittoria. Quindi ce la farete, riuscirete a cambiare una situazione in maniera che per voi è positiva. Vediamo perché c'è il 2 di bastoni. C'è la carta del 3 di coppe, poi c'è la carta dell'8 di coppe e c'è la carta della forza. Quindi alcuni di voi contempleranno sull'idea di allontanarsi da certe persone. Si può trattare di gruppi di persone, di amici o di un contesto dove avete a che fare con più gente. O allontanarvi dall'idea di riconciliarvi con qualcuno nello specifico. E questo richiede un atto di forza. Serve coraggio per poterlo fare. Vi dovete trattenere. Anche se non è facile, perché vedo che ci potrebbe essere la tentazione di avere ancora a che fare con quelle persone. Vediamo perché c'è il cavaliere di coppe. Perché c'è il cavaliere di coppe per il gruppo numero 2. C'è la carta dell'8 di bastoni, quindi una comunicazione in arrivo che ha a che fare con questa offerta. Abbiamo poi la papessa, la giustizia, fondo del mazzo. L'eremita. C'è un lavoro interiore che voi dovete fare che è connesso a questa vicenda perché bisogna cercare di andare a lavorare sul proprio inconscio e ritrovare anche un equilibrio e allinearsi al proprio percorso, perché vedo che allora anche le energie soprattutto si muovono. Vedo che è in arrivo qualcosa per voi che è positivo, che sembra riportare un certo senso di equilibrio. Inoltre ho la percezione che qualcuno esce allo scoperto. Questa persona ha pensato bene a cosa dire prima di comunicare. Si può trattare di un'offerta di tipo lavorativo, si può trattare di un'offerta di tipo sentimentale, perché poi non so qual è il contesto che è legato alla vostra domanda, ma vedo che è in arrivo qualcosa. E questa persona ci ha pensato molto bene sopra e anche in segreto da un certo punto di vista. Vuole fare le cose che sono giuste, che sono corrette. Se ci sono stati dei problemi, è possibile che voglia aggiustare le cose ed uscire fuori da questo silenzio in cui praticamente si era trovata. Vediamo perché c'è il re di coppe, c'è la carta del mago. E il fondo del mazzo c'è la carta del sole. Questo potrebbe indicare alcune cose. Innanzitutto che sentirete delle emozioni e delle sensazioni che sono molto positive, perché è come se una manifestazione si fosse realizzata. Quindi c'è questo senso di contentezza. Un'altra cosa che emerge è che bisogna fare attenzione a come si comporta una persona, perché potrebbe tendere a non essere del tutto onesta quando interagisce, quando si rapporta a voi, perché vedo che questa persona vuole mostrare una cosa anziché un'altra. È come se vi volesse convincere di qualcosa. Adesso vediamo di avere un oracolo per il gruppo numero 2. C'è la carta di sedurre e c'è la carta di rischio. A mio avviso questo sta ad indicare che l'idea di rischiare è qualcosa che vi seduce. E rischiare inteso come il lasciare andare, il mollare una situazione, e l'abbiamo visto praticamente prima. E quindi c'è già quest'idea in voi di fare qualcosa che giudicate essere rischioso perché non sapete come andrà. Un'altra cosa è che ci potrebbe essere letteralmente una persona che vi vuole sedurre, però voi lo percepite essere come un rischio, nel senso che poi non sapete come andrà. Però insomma questa è l'energia che emerge. Vi ringrazio per aver scelto il gruppo numero 2, adesso passa al gruppo numero 3. Allora gruppo numero 3, la risposta alla vostra domanda è sì. Quindi vuol dire che una risposta affermativa, quello che voi avete chiesto, si verificherà. Quindi andiamo a vedere con i tarocchi perché la risposta alla domanda di quelli del gruppo numero 3 è sì. C'è la carta della regina di bastoni, segno di fuoco, Ariete, Leone, Sagittario. Abbiamo il 2 di bastoni. Perché la risposta alla domanda di quelli del gruppo numero 3 è sì. C'è la carta del 7 di denari con il 4 di denari. Perché la risposta alla domanda è abbiamo l'asso di spade al contrario, fondo del mazzo, regina di denari, segno di terra, capricorno, vergine, toro. Queste due carte mi parlano di segretezza,
che è legata alla vicenda che voi avete chiesto, o perché ci sono dei segreti che voi volete tenere per voi, quindi delle cose che non volete rivelare ad altri, oppure perché c'è una mancanza di chiarezza che emerge per quanto riguarda quella circostanza. Vi vedo essere un'energia che è forte, l'energia di qualcuno che si sente sicuro di sé, è in questa energia che è molto passionale, è in comando. Ci sono delle idee che voi avete connesse a questa situazione e che volete poi vedere sviluppare, concretizzare. Quindi state pianificando di entrare in azione e di mantenere possibilmente dei segreti. Allora, vediamo perché c'è la regina di bastoni per quelli che hanno scelto il gruppo numero 3. C'è la carta del 6 di spade e c'è la carta dell'8 di bastoni. Per molti questo ha a che fare con viaggi, spostamenti o semplicemente a livello simbolico si tratta del fatto che voi entrerete in un'energia di chi è in grado di muoversi in avanti e di fare dei progressi, quindi c'è una sorta di movimento che viene fatto. Vedo che avete un'idea chiara della direzione che dovete prendere e vi muovete verso la stessa, quindi vi state muovendo verso l'obiettivo che voi avete chiesto fondamentalmente. Si può anche trattare di una persona che ne arriva letteralmente verso di voi. Vediamo perché c'è il 2 di bastoni. Perché c'è il 2 di bastoni? C'è la carta del 10 di coppe e c'è la carta della regina di denari, segno di terra, capricorno, vergine, toro. Quindi vedo che voi avete questa visione di qualcosa che vi renderebbe molto contenti. C'è questa armonia, c'è questo senso di serenità e di stabilità che è legato a quell'idea che voi volete vedere praticamente sviluppare. Potrebbe avere a che fare con un segno di terra per alcune persone, per altri potrebbe essere legato al contesto lavorativo, quindi ci sono delle pianificazioni che state facendo, potreste avere delle idee che sono anche molto creative, sapete in che direzione muovervi o comunque siete spronati nel proseguire verso quello specifico percorso. Vediamo perché c'è il 7 di denari. Perché c'è il 7 di denari, c'è la carta della 6 di coppe e poi c'è la carta del 2 di coppe. Questo sta ad indicare che voi volete mettere in atto delle azioni che possono poi condurre ad un risultato che voi giudicate essere ottimale perché è in perfetta sintonia con voi e sembra essere legato per qualche motivo al vostro passato. Ad esempio, se la domanda era impostata sul lavoro, vedo che voi potreste decidere di rivisitare delle idee che avevate avuto in passato circa qualcosa che volete fare a livello lavorativo. Oppure si può trattare di progetti passati, di qualcosa che adesso percepite essere in perfetta sintonia con voi. Se ha a che fare con una persona, alcuni di voi vogliono mettere in atto delle azioni per arrivare ad una riconciliazione con una persona, oppure ad un incontro. Alcune persone potrebbero voler manifestare una persona nuova che però sia in perfetta sintonia con loro, quindi vedo che stanno muovendo dei passi affinché quello si verifichi. Vediamo perché c'è il... ok, il 4 di denari, abbiamo il 3 di bastoni, al contrario con il fante di spade. Alcuni di voi hanno difficoltà a mantenere dei segreti o a tenere le cose per loro perché ci potrebbe essere una certa impazienza nel rivelare qualcosa, però dovete essere attenti nel non parlare troppo, specialmente se ci sono persone che si intromettono nei vostri fatti oppure che vi analizzano, che vi spiano, vogliono sapere tante cose e voi quindi cercate di trattenervi e dovete fare attenzione a voi stessi se tendete a parlare troppo anche in alcune situazioni. Una cosa importante che voglio aggiungere per quanto concerne questo è che voi dovete fare attenzione se in rapporto alla cosa che avete chiesto tendete a fare una cosa e poi ad interromperla. Si tratta di un comportamento che voi dovete tenere a bada perché vi potrebbe frenare dal proseguire in avanti. Vediamo perché l'asso di spade è al contrario per il gruppo numero 3. Perché l'asso di spade è al contrario? Allora, c'è la carta del mondo sul fondo del mazzo. E poi abbiamo il 10 di bastoni ed abbiamo il sole.
Allora, innanzitutto questo potrebbe indicare che manca una chiarezza ed il fatto che manchi questa chiarezza porta a un certo senso di pesantezza. Molti di voi si chiedono quando è che ci sarà questo esito positivo che è legato a questa vicenda, perché ancora non lo vedete arrivare, ancora continuate a fare degli sforzi e vi sembra che la cosa non finisca mai, praticamente vi chiedete quando è che si arriva ad una sorta di completamento e che ci possa essere poi quel risvolto che è positivo. Quindi vedo che spesse volte il fatto di non avere questa chiarezza è quello che vi potrebbe frenare e poi magari vi fa venire voglia di non proseguire o di restare fermi. Insomma, invece c'è bisogno di avere una certa motivazione. Se si tratta di qualcosa che voi sapete essere positivo, ovviamente, e che volete perseguire. Adesso vediamo di avere un oracolo per il gruppo numero 3. C'è la carta di scelte da fare e poi c'è la carta di affidarsi al proprio istinto. Quindi questo significa che quando vi troverete ad avere a che fare con delle scelte, è importante affidarsi a quello che sentite dentro. Fidatevi del vostro istinto, soprattutto quando siete in dubbio oppure c'è da prendere una decisione che è importante. Fate affidamento a quelle che sono le vostre sensazioni interne e a quello che il vostro istinto vi suggerisce. Vi ringrazio per aver visto questo video, poi ci vediamo molto presto in un prossimo. Ciao a tutti!